Presentata la Lancia d'Oro per l'edizione di giugno della Giostra del Saracino, intitolata a Giuseppe Pietri nel 70° anniversario della morte. Una lancia che è stata ultimata, come vuole la tradizione, pochi minuti prima della presentazione nella sala del Consiglio Comunale, con una storia davvero particolare alle spalle, visto che è stata realizzata interamente dal maestro Conti, visto che non c'è stato alcun bozzetto vincente. È un'opera, devo dire, a questo punto interamente dovuta al maestro intagliatore Francesco Conti, perché non avevamo un bozzetto vincente nel contesto di quelli che c'erano stati inviati per questa lancia dedicata a Giuseppe Pietri. E Conti ha ben interpretato il senso di questa lancia, ricordando il pentagramma, che se vogliamo è il secondo simbolo di Arezzo dopo il cavallino rampante, e mettendo qui i simboli della musica, del teatro e della nostra città. Quindi una lancia secondo me molto bella, odora ancora di legno fresco perché l'ha finita mezz'ora fa, come sempre nella tradizione, e dicevamo prima in conferenza, nella tradizione stiamo rientrando perché seguiamo un iter ordinario per le due giostre ordinarie del 18 di giugno e del 4 di settembre. Nel mezzo ci sarà quella straordinaria di cui abbiamo parlato ieri, con la lancia fusa da Ivan Timer. Questa è una bellissima lancia che dalle mie mani, e io continuo a toccarla, i quartieri non la toccano, passerà nelle mani di uno dei quattro, e mi fa piacere anche questo, ringraziare chi, nonostante le difficoltà, si è reso disponibile a correre comunque queste edizioni del 2016. È stato un lavoro, posso dire, abbastanza difficile, come senza ripetersi, perché concentrare in 10-15 giorni l'idea di quello che fare, di interpretare questo personaggio e poi portarla soprattutto di tecnica nella lavorazione della materia, non è una cosa semplicissima. Sono ben soddisfatto, credo di aver finito almeno mezz'ora fa, ho poche parole, come ho detto prima, da dire, perché ancora sono sotto compressione per il lavoro, ecco, non sono talmente rilassato per poter poi descrivere tutti i dettagli di cui ho rappresentato. Si apre ufficialmente la settimana della giostra del Saracino di giugno, presentata la Lancia d'Oro, abbiamo ricordato anche quelli che sono gli appuntamenti, tra cui la prova generale che sarà intitolata a Massimo Benigni. Ma io dico, Massimo Benigni è un pezzo di storia di Arezzo, nonché della giostra, quindi oltre che essere un amico, era il minimo che Arezzo potesse fare per lui. Spero che gioisca con noi di questa nuova volontà di far crescere il Saracino, perché lui era veramente un amante di Arezzo e della giostra.